è grandissimo questo labirinto, a 2500 metri quadri, vi potete immaginare? Dove è Vanessa? Dove è Vanessa? Si è persa Vanessa! Vanessa, dove sei? Vanessa! Dov'è? Non risponde! No! Poverina, è da sola! Dobbiamo darci una calmata, cosa? Due! No, Erika, ma se ci perdiamo tutti, dobbiamo stare uniti! Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovissimo video! Io sono Erika. E Vanessa. E qua c'è la nostra zia Vanessa e il nostro zio Riccardo che vengono dalla Grecia. Oggi, coricini, vi portiamo con noi al parco Sigurtà. Cosa state facendo, ragazzi? Stiamo guardando il labirinto. Dov'è? L'avete trovato? Labirinto. Wow, eccolo qua. Il labirinto è abbastanza grande. L'acqua. Cosa hai messo? L'acqua qua. L'acqua lì dentro? Sì. Ma fai attenzione. Sì, è davvero grande. Chi arriva, ragazze? Ciao papi! Fate attenzione, bimbe! Ecco, tutti al bordo! Saliamo! E ci dirigiamo verso il labirinto! Sei pronto? Ecco, veramente qua si sta benino, diciamo. C'è ombra. E noi, ragazzi, a me viene a cuore, guardate, qua, non andare in giro qua. Lo zaino pieno di cibo. Abbiamo preso i panini, l'acqua. Lo sapete bene perché il nostro papà è uno che mangia tanto. Cosa hai fatto? Ecco. Stai attenta ai piedini, signorina. Ti puoi fare male, lo sai? Ma come ti sei messa? Cosa? Girati. Girati e stai attenta, Vanessa, puoi cadere, lo sai. Tenetevi, guarda, metti la manina lì, tieniti, ok? Ragazzi, dovete vedere questa meraviglia. Ecco, qua c'è la nonna di Erika e di Vanessa. Nice. Ciao. Ciao. E noi cerchiamo il labirinto, però ancora non l'abbiamo trovato. Uh-oh. A cosa stai pensando? Voglio prendere il telefono di Patrick così guardo la mappa. Ah sì? Sì. Però avevi quel foglio? L'avevi dimenticato in macchina? Sì. Vabbè, non fa niente. Papino è andato a prenderlo, se non mi sbaglio. Il telefono, la mappa, tutto. Cuoricini, siamo arrivati proprio davanti al labirinto. Eccoci. Yippee! Erika, siamo arrivati al labirinto? Questo è il labirinto. Dov'è? Quello! Ecco, dobbiamo fermarci e entriamo. Però mi raccomando, state tutti insieme. Lo sai che i bambini sotto 14 anni non possono entrare senza accompagnamento dei genitori? È quello. Erika, Vanessa, molto rischioso. Riccardo, Vanessa, attenzione, vi potete perdere e potete entrare in panico. Va bene? Sempre accompagnati vicino a noi, ragazzi. Se c'è qualcosa, gridate forte che vi possiamo sentire. Sì, gridate, dai. Cioè, se ti perdi tu, che perché lanciate, anche uno mare. Lanciate un raso. Anche uno mare, uno grande si può perdere. Entriamo nel labirinto. Oh oh, facciamo attenzione, c'è ma. Allora, veramente è grandissimo. È grandissimo questo labirinto, a 2500 metri quadri, vi potete immaginare? Ragazzi, ehi, aspettate un pochino, aspettate, dove siete? Ragazze, allora dai, si va avanti, però, Erika, dove si va? Davanti è tutto chiuso, no? Dove si va? Sei sicura? Ragazzi, da quale parte si va? Di là, ok, cominciamo a correre, dai. Erika, fai attenzione. Ma qua. L'uscita? Dov'è l'uscita? Mi sa che dobbiamo andare più avanti? Ma ragazzi, dov'è Vanessa? Dov'è Vanessa? Cosa? Due. No, Erika, ma se ci perdiamo tutti?
dobbiamo fare attenzione. Dove andiamo? Di là o di là? Di là. Di là, ok. Ragazzi, lì ci sono delle scale. Dove, dove? Sì, sì, andiamo. Andiamo veloce, correte. Sì, lì sono le scale, proprio le scale. Di sicuro troveremo Vanessa. Guardate il labirinto, ragazzi. Vanessa? Vanessa, dove sei, Vanessa? Vanessa. Più forte, più forte, forse ci sentirà. Più forte. Vanessa? Vanessa, dove sei? Vanessa? Vanessa? Dov'è? Non risponde. Se qualcuno l'ha presa? Andiamo a cercarla. Dobbiamo chiamare la polizia, dobbiamo chiamare qualcuno. No, andiamo. C'è questo labirinto. Eccola! Dobbiamo uscire e ci vedremo all'uscita tutti insieme. Aspetta, che guardo da qui. No, loro sono già giù, sono andati. Oddio. Oddio, non ci posso credere. Veloce, veloce. Andiamo a cercarla. Poverina. Eccola. Mamma mia, che spavento. Ti abbiamo trovata. Papino, ce l'hai cercata. Due ore. Anche tu l'hai cercata. Bene che avevamo acqua. Mamma mia, non ci posso credere, finalmente l'abbiamo trovata. Vanessa, ascoltami. Mai andare da sola così. Guarda che abbiamo preso tutti un spavento. Per favore, finalmente ti abbiamo trovata, piccolino. Piccolino. Ragazzi, abbiamo un problema. Mamma, c'è l'acqua. Dobbiamo uscita. Dobbiamo trovarla proprio veloce. Fammi vedere. Fammi vedere la bottiglia. Ma guardate, c'è poca acqua. Qualcuno la deve bere? Vuole bere qualcuno? Bevete subito un pochino e dobbiamo correre perché dobbiamo trovare l'uscita, va bene? Di là? Ok, andiamo. Devo correrli dietro. No, ragazzi, ma vi perdo, non ci riesco. Dove si va? No! Fate attenzione. Attenzione, no, siamo arrivati di nuovo alle scale. Cioè, questa è una trappola, veramente. Vieni, vieni, vieni. Oh, non ci posso credere, non troviamo più l'uscita. Non troviamo più l'uscita. Dove siete? Ma guardate, Livano, c'è proprio veloce. E noi come troveremo un'altra uscita? Ragazzi, dobbiamo darci una calmata. Papino? Papino? Ecco, si sentono. Vanessa, no! Vanessa, non andare lì. Sono qui. Vieni, vieni, dove sei? Mi sento, sono dall'altra parte. Papi, sei, ci riesci? Vanessa, non andare lì, fermatevi, dobbiamo stare tutti uniti. Io non ce l'ho più acqua. Cosa? Non ce l'hai l'acqua? Papino non ce l'ha l'acqua. Non ci posso credere. Aspetta che bevo un pochino io. Cosa, Vanessa? Ma c'è poca acqua. Vanessa, c'è poca acqua. Dale anche a Papino, poverino. Grazie. Dai, papi. L'abbiamo salvato. C'è Papino da quell'altra parte del labirinto. No, 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 lui deve uscire, lui deve trovare l'uscita con tutti gli altri genitori. Noi dobbiamo stare qua insieme, tutti insieme. Va bene? No, dove andate? Fermatevi! Fermatevi! Ragazzi! Ecco, eccolo! Eccolo, finalmente l'abbiamo trovato! Papi, finalmente! Tutti insieme! Finalmente! Veramente basta, questo non ti lascio più.
ragazzi, siamo venuti al ristorante, eccoci qua, hanno portato i piatti, ci mettiamo a mangiare e speriamo che questo video vi sia piaciuto. E tu cosa vuoi dire ai tuoi cuoricini? Cuoricini, non andate mai senza genitori, perché avete visto Vanessa che si è persa. Sì, non dovete correre da veloce, stare sempre ai genitori, giusto? È vero. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di mettere tantissimi like. Fatelo. E non dimenticate di attivare anche la campanella, cuoricini. Fatelo. Ciao. Vi mandiamo tantissimi bacini e tanti tanti cuoricini. Ciao ciao.